ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi per ritornare con il video dei preferiti del mese. Devo dire che sono un po' emozionata perché io e Tania abbiamo saltato, come ve ne sarete forse accorti, 2 mesi, però abbiamo deciso di riprendere e riprenderemo oggi con i preferiti del mese di maggio. Se sentite che ci sono meno rumori del solito, è perché una delle migliorie, diciamo, che abbiamo fatto nell'ultimo periodo sono il cambio degli infissi della sala. Infatti abbiamo tutte le finestre nuove e veramente ci voleva proprio. Credo che anche i vicini me ne siano grati, perché quando suono nel pianoforte qui in sala sentirà sicuramente un pochino meno. Comunque, già parto divagando, era anche un po' per raccontarvi quello che è successo negli ultimi 2 mesi, perché sì, magari ho messo dei video, però è in quello dei preferiti del mese che io, chiacchierando, vi racconto un po' che cosa ho combinato nel periodo. C'è stato sì il fatto che non avevo tanta voglia di pubblicare, di questo ve ne ho parlato nel vlog, quello alla Palmaria, però oltre a questo abbiamo avuto dei lavori in casa, abbiamo anche fatto rimbiancare diverse stanze, quindi ci sono stati gli operai, c'era il gatto terrorizzato perché Hummel sembra tanto spavaldo, coraggioso, però lui ha paura degli operai. Qualcuno di voi che ha gatti mi dirà, forse è una cosa normale. Andava a nascondersi sempre sotto il copriletto, vedevate un avvallamento sul letto, cioè lui pensava di non essere visto, invece c'era questa palla nel suo bel sederone, si vedeva e come. Ci sono state queste scene di panico di Hummel, però questa introduzione è diventata già fin troppo lunga. Questo video, come tutti gli altri, ce n'è per tutti i mesi, è in collaborazione con la dolcissima Tania. Io la ringrazio tantissimo perché, nonostante io magari non mi faccia sentire per qualche tempo, quando ci sentiamo e decidiamo di fare il video, lei è sempre disponibile e piena di entusiasmo. Quindi Tania, io ti mando un super abbraccio a te e alla tua piccola Anna. Li cliccate sotto, andate a trovarla. Maggio è stato un mese ricco di letture, di musica. Per quanto riguarda la musica, il preferito del mese è stato decisamente questo disco, che si intitola La Norvegia di Edvard Grieg, un vinile che ho comprato di recente. Visto che Grieg è un compositore di cui io conosco poche cose, mi sono detta proviamo ad ascoltare questa raccolta di pezzi. In particolare mi sono innamorata di un brano che voglio assolutamente farvi ascoltare, quindi se vi va ci spostiamo di là dove c'è il mio solito giradischi, così lo ascoltiamo insieme. Ecco ragazzi, mi sono messa qui in sala con Grieg e c'è un Mino che gira, sta giocando con un pupazzetto. Aspettate che magari riesco a inquadrarlo. Mel, cosa fai? Si sente osservato e si è fermato, però guardate, sta giocando con un cuoricino di peluche. Se adesso torniamo sul disco, si tratta di un breve brano per pianoforte di Edvard Grieg. Vedete, in questo disco ne sono contenuti parecchi tratti da svariate opere. Grieg è considerato il più grande compositore norvegese, è vissuto tra il 1843 e il 1907, è nato a Bergen ed è stato sepolto poi lì, un luogo bellissimo tra l'altro. Ha composto tantissima musica per pianoforte. Il pianoforte era il suo strumento prediletto. La sua fama la deve in particolar modo ai pezzi lirici che lui raccolse in 10 quaderni. Iniziò come pianista, poi si dedicò alla composizione, che era la sua vocazione, perché da studente Grieg aveva una personalità molto particolare, sempre stato un po' insofferente alle regole, sentiva la tecnica come una limitazione della sua creatività. Prevalentemente lui si è dedicato alle composizioni brevi, per grandi forme come quella per esempio del concerto. Non gli erano congeniali. Ha scritto dei concerti per pianoforte, in particolare è molto bello quello in La minore. Ci sono dei passaggi veramente di un lirismo, di una bellezza che merita assolutamente almeno un ascolto. Però nell'insieme, da un punto di vista strutturale, secondo me è un pochino carente, almeno rispetto a quelli che erano i modelli contemporanei. Mentre nei quadretti di genere, nei bozzetti, in questi brani brevi, lui riesce a manifestare appieno quelle che sono le sue doti artistiche. In questo disco troviamo una sorta di antologia perché sono raccolti brani da varie opere. Il brano che voglio farvi ascoltare io è tratto dall'opera 66, questa qua.
che racchiude 19 melodie popolari norvegesi, esula dalla raccolta dei pezzi lirici, anche se di pezzi lirici si tratta. Il linguaggio di questi brani, come un po' quello di tutta la musica di Grieg, è molto diverso dalle correnti romantiche europee. I suoi pezzi sono intrisi di folklore, ricordano in parte, ecco, se vogliamo fare un paragone, dei brani di Dvorak. Però secondo me Grieg è ancora più intimo. Sviluppa nei suoi brani dei motivi tradizionali norvegesi, in particolare notevole come anche solo con il pianoforte lui riesce a rendere il suono di strumenti popolari. I suoi pezzi sono un po' sognanti, però allo stesso tempo sono anche molto realistici. Da una parte sì, mi ricorda la musica di Dvorak, però anche qualcosa di schumaniano. Infatti la sua scrittura pianistica risente molto anche di quella di Mendelssohn, di Schumann. Poi vi mostrerò la partitura di quello che ascolteremo. Apparentemente sembrano semplici, però sono molto ardue dal punto di vista interpretativo. Io credo che sia dovuto al ritmo, che è abbastanza lontano dal nostro modo di sentire. È facile, secondo me, rendere Grieg in modo troppo romantico, sentimentale, mentre quello che vuole trasmettere la sua musica è il sentimento nordico del Sehnsucht, ovvero sentire la mancanza, la nostalgia di questo vinile. Con le interpretazioni di questa pianista Françoise Thinaz, che ho visto essere una pianista francese nata nel 1934, brano che più di tutti gli altri mi ha colpita è il numero 18 dell'opera 66, cui ho qui lo spartito. È molto breve, sono solamente 3 pagine, ragazzi, quindi anche l'ascolto questa volta sarà breve. Lo leggo tradotto qui in tedesco, si intitola Gedankenvoll ich wandere. Io erro, io vago, assorto nel pensiero. È molto interessante l'indicazione del tempo, ovvero adagio religioso, che già ci cala nell'atmosfera della meditazione, del raccoglimento. E questo brano è tutte queste cose. All'inizio il pianoforte da una sorta di introduzione corale. Sentirete la melodia che è magnifica, resa da entrambe le mani. Ad un certo punto il canto passa alla mano sinistra, cioè viene suonato solo dalla mano sinistra mentre la destra fa l'accompagnamento. Ed è interessantissimo anche l'accompagnamento perché è reso con delle semicrome. E una cosa particolare della scrittura di Grieg è il suo giocare continuamente con gli accordi. Qui gli accordi, le semicrome della destra sono costituiti da intervalli di quarta, di quinta, di sesta, un accompagnamento veramente dolcissimo. Qui occorre tenere la mano destra veramente molto leggera, molto delicata. Un altro tratto tipico della scrittura di Grieg sono le appoggiature legate, vedete queste qua? Poi ce ne sono un po' per tutto il brano e queste danno proprio l'idea del ritardando, sono un suo stratagemma. Dopo questa parte in cui il canto passa alla mano sinistra, di nuovo nella parte finale ritorna questa sorta di corale. Sono molto belli e molto espressivi gli accordi della parte finale, che almeno a me ascoltandolo hanno dato l'idea di qualcosa di intangibile, di grandioso. Questo brano a me emoziona tanto perché rende benissimo l'idea di questo viandante solitario che viaggia soprattutto con il pensiero. È come se il viandante si sentisse nella sua solitudine comunque parte di un tutto grandioso. Alla fine le mie sono tutte chiacchiere, ragazzi. Lasciamo parlare la musica. Guardate, Hummel si è messo lì sotto il pianoforte e mi ascolta da lontano. Credo che sia crollato alle mie chiacchiere. Direi che è venuto il momento di lasciar parlare la musica. Quindi ora ascoltiamo Io erro assorto nel pensiero di Edvard Grieg. Se potete, chiudete gli occhi. Thank you.
sentire il canto, passa la mano sinistra. Sentite le semicrome della destra. Ritardando. Per me questo brano è veramente magnifico. Scrivetemi poi sotto se vi è piaciuto. Vi volevo segnalare la mia interpretazione preferita che ho trovato su YouTube. Vi lascerò poi qui sotto il link, perché ovviamente non ve la posso far ascoltare tutta. È un'interpretazione di questa pianista, Eugenia Tarasova. Secondo me lei lo suona divinamente, con delle dinamiche precisissime, ma allo stesso tempo trasmette moltissimo pathos. Vediamo se riesco a farvi ascoltare solo all'inizio. Sentite, bravissima. Lo fermo qua, ma comunque ve lo lascio sotto. Comincio ad apprezzare moltissimo la scrittura di Grieg, con la sua paratassi, ma allo stesso tempo il suo lirismo. Ma adesso tolgo tutto, vado a prendere il libro preferito del mese. Intanto un mino è sempre lì, ragazzi.
si è ascoltato il brano da sotto il pianoforte. Dopo il pezzo norvegese di Grieg, passiamo in Svezia con questo scrittore contemporaneo svedese, Mikael Niemi, e il romanzo di cui vi voglio parlare è Cucinare un orso, pubblicato da Iperborea nel 2018, e la traduzione a quattro mani di Alessandra Albertari e Alessandra Scali. Non si nota sinceramente una differenza di stili, probabilmente nella revisione finale sono riuscite a uniformare benissimo il testo, perché non si riscontra assolutamente che siano due traduttori piuttosto che uno solo. Io generalmente non leggo molta letteratura contemporanea, però la letteratura nordica fa eccezione, perché invece mi piace e mi è capitato negli ultimi anni di scoprire veramente tanti autori che meritano, come per esempio Mikael Niemi, scrittore svedese nato nel 59, che ha pubblicato tantissimi altri romanzi, infatti credo che ne recupererò poi altri. Romanzo particolarmente voluminoso, perché vedete sono più di 500 pagine, però vi assicuro che scorrono, che è un piacere. Cucinare un orso è un bel romanzo ambientato nell'Ottocento. È difficile inserirlo in un genere letterario, perché a tratti potrebbe sembrare quasi un giallo, anzi direi che ha la tessitura del giallo, però in realtà è molto di più. Contiene quasi dei trattati teologici, quindi c'è questo aspetto del romanzo che è teologico, religioso. Poi, se vogliamo, è anche un romanzo d'amore. Starete chiedendo: ma di che cosa parla Cucinare un orso? Ricordo quando lo comprai in libreria, fui attratta subito dal titolo. Non lessi neanche la trama, lo presi un po' a scatola chiusa, perché sì, Iperborea, diciamocelo, per noi amanti della letteratura nordica è un po' una garanzia. In questo caso è stata una vera e propria sorpresa, un romanzo veramente avvincente, che mi ha tenuta incollata dalla prima all'ultima pagina, tant'è che nonostante la mole l'ho letto praticamente in 3 giorni. La storia narrata è ambientata a metà 800, in particolare nel 1852, in un piccolo paesino della Svezia, Kengis, e narra le vicende di un pastore protestante, un personaggio storico realmente vissuto, Lars Levi Lestadius. Vi metterò qui la foto, il ritratto ha uno sguardo singolare. Quindi è stato sì un pastore luterano, uno scrittore, ma anche un botanico, che all'inizio degli anni 40 dell'Ottocento aveva creato un movimento religioso. E quindi il protagonista di questo romanzo è proprio questo pastore, anche se dalle prime pagine vediamo che l'io narrante è un altro, un suo giovane discepolo, Jussi, un giovane orfano di origini lapponi che viene accolto dal pastore, cresciuto e poi educato affinché anche egli diventi un pastore. Quindi abbiamo questa voce narrante del ragazzo, ma la figura su cui è centrato tutto il romanzo è proprio quella del pastore. In un'intervista a Mikael Niemi ho letto che lui aveva dedicato questo romanzo alla memoria di sua madre, che era un'appassionata lettrice di cronache storiche proprio di questo pastore. E lui trovò l'ispirazione per la trama di questo romanzo quando morì la madre, e andando a curiosare e sistemare tra le carte in casa sua trovò tantissimi libri dedicati a questa figura ottocentesca, e cominciò a leggere tutti i libri che la madre aveva accumulato sulle Stadius. Dice che la madre annotava tutti questi libri, ed è bello insomma sapere che la genesi di questo romanzo sia di tipo affettivo, non so, secondo me gli dà un di più. In questa intervista che ho letto c'è una frase che mi ha colpito parecchio, ovvero che il dolore che ha provato per la morte della madre è presente in questo libro. Io credo che si riesca a cogliere bene tra le righe. Il romanzo, che ha un fondamento storico, in realtà è soprattutto un Bildungsromance, un romanzo di formazione. Troviamo un allievo, Jussi, e un maestro, Lestadius, maestro che ha un ruolo particolare perché nella storia è anche investigatore. Infatti, come vi ho detto, la tessitura del romanzo è quella del giallo. All'inizio della storia il giovane ci racconta che lui e il pastore iniziano ad indagare su un crimine avvenuto proprio nel loro villaggio. Una ragazza improvvisamente scompare, gettando un po' tutti nell'angoscia. Una volta ritrovata, il procuratore distrettuale, un certo Brahe,
Brahe, che sarà uno dei personaggi cardine di tutta la vicenda. E Brahe rappresenta un po' l'autorità laica, che in questo romanzo è connotata da una mentalità estremamente oscurantista. Questo procuratore distrettuale a tratti è quasi comico, ha quasi del grottesco, ed è bravissimo lo scrittore a caratterizzare questi personaggi, perché sembrano un po' quasi delle macchiette. Brahe viene descritto come un ubriacone tronfio e cialtrone che non vede l'ora di archiviare la pratica e di passare ad altro. Quindi, appena trovano il cadavere di questa ragazza, subito giunge alla conclusione che l'assassino è un orso, e da qui il titolo Cucinare un orso. E poi si apre tutta una caccia all'orso, quando invece è palese il crimine sia stato commesso invece da un uomo, come poi effettivamente sarà, perché andando avanti nell'indagine saranno altre uccisioni, in particolare un'altra ragazza verrà trovata morta. C'è anche un aspetto abbastanza orrificante in questo romanzo, direi che sì, e può essere anche considerato a tratti un horror, perché quando vengono rinvenuti i cadaveri entra proprio nei particolari più macabri. Ma non vi voglio raccontare troppo della trama, piuttosto vi voglio leggere delle parti. Scrivo due rime: il bosco mi culla, tu canti serena, mia bella fanciulla, dentro al tuo cuore voglio abitare, pene d'amore dovrai provare. Dopo questa sorta di ballata che viene posta in epigrafe alla prima parte, inizia il romanzo. Mi sveglio in uno sconfinato silenzio, il mondo attende di essere creato, l'oscurità e il cielo mi circondano, resto disteso, gli occhi fissi sull'universo come due pozzi profondi, ma lassù non c'è niente, nemmeno l'aria. Il silenzio al mio petto è scosso da un tremito, sempre più forte. Gli spasmi si fanno più intensi, qualcosa là dentro sta crescendo e minaccia di evadere, mi divarica le costole come le sbarre di una gabbia, non c'è niente che io possa fare, solo cedere a questa forza spaventosa, come un bambino che striscia a terra in balia di un padre infuriato, senza mai sapere dove affonderà il prossimo colpo. Quel bambino sono io e sono anche il padre. Quindi abbiamo un incipit decisamente sui generis. Poche pagine più avanti. D'inverno i miei sci solcano morbidi cieli di neve, volando a un paio di cubiti dal terreno, e a primavera tutte le mie impronte si sciolgono. L'uomo può vivere così, senza saccheggiare o distruggere, senza esistere davvero, semplicemente come il bosco, come il fogliame estivo e lo strame autunnale, come la neve d'inverno e le distese di boccioli che a primavera si schiudono al sole, quando alla fine scompare come se non fosse mai esistito. Trovo queste righe bellissime. L'uomo può vivere senza esistere davvero, cioè il fatto che si possa coesistere con la natura senza distruggerla. È un po' un topos banale dell'insignificanza dell'uomo di fronte alla natura, però espresso con parole veramente toccanti. Questo era solo per darvi un'idea della prosa. Poco più avanti c'è una descrizione di un fiume. Sentite come rende bene la metafora. Il fiume che rappresenta la vita. Il fiume scorre proprio davanti a me. È come vetro, penso sempre, come le finestre della canonica, un pavimento di vetro che scivola via in eterno, frantumandosi in schegge e schiuma quando incontra le rapide. La pelle sensibile dell'acqua si squarcia e ciò che sta nel profondo può rivelarsi fuori. Il rumore delle rapide è inquietante, foriero di pericolo. Tra i gorghi si scorgono neri teschi di pietra e le ciglie sfrecciano mancandoli per un pelo. Poi però tutto si appiana e il fiume allarga il suo abbraccio in un'ampia distesa di acque tranquille. La sua voce turbata si acquieta, la superficie schiumosa si rimargina e torna liscia, ma là sotto nulla è cambiato. Ti salto un po'. Forse il fiume è l'immagine più bella della vita, un'anima che non nasce né muore mai, esiste e basta. Il fiume pensa al posto mio, mi aiuta a resistere. Se qualcosa mi paralizza, lui mi risponde che tutto è movimento, che niente è immutabile. Sono delle parti quasi filosofiche in questo testo. Avanti ci sono delle bellissime pagine dedicate al movimento creato dal pastore, questo Ordo Salutis, piano della salvezza. Grazie all'istruzione le terre del nord sarebbero andate incontro a un futuro più luminoso, e con la diffusione dell'istruzione la gente avrebbe smesso di attaccarsi alla bottiglia. Il pastore ne era convinto, un contadino che sapeva leggere e scrivere avrebbe speso i suoi soldi per comprare libri, non acquavite. Qui si inserisce quello che secondo me è il tema portante del romanzo, ovvero l'importanza dell'istruzione, soprattutto il potere della parola. In particolare più avanti, il
Yussi è estremamente attratto dai libri. È un vorace lettore, aspira a diventare un oratore, anche se non è ancora ferrato nell'arte oratoria, però sta imparando. E lui si meraviglia sempre di fronte alla cultura, all'istruzione del pastore. Possibile che il pastore li avesse letti tutti? Che si portasse dentro tutto quel peso, proprio come io portavo dentro il mio piccolo racconto? Possedere dei libri significa non sentirsi mai soli. Voglio leggere, implorai, voglio leggere ancora. Chiamano romanzi libri come quello, a me fanno un po' paura. Ma parla di fede quel libro. Sì, lo so, ma tutta quella forza, la forza delle parole quando vengono messe una sull'altra. Il giovane Lappone è attratto insieme spaventato dal potere della parola. Un altro tema di fondo della storia è quello dell'apparenza. Come apprenderemo seguendo le indagini del pastore e del suo discepolo, che ricordano un po' quelle del Nome della Rosa. Anche lì è un romanzo storico in cui abbiamo un maestro, un discepolo e avviene un'indagine, però poi la storia è tutt'altra. Comunque sì, un tema importante di questo romanzo è sicuramente quello della l'inaffidabilità dell'apparenza. No, sciocco, disse il pastore, le bacche sono velenose, non ci si deve mai fidare della bellezza esteriore, Yussi. La parte commestibile della pianta di patata è un'altra, te la farò vedere quando sarà il momento. L'essenziale invece era valutare sempre le proprie conclusioni con occhio critico, e questa secondo me è una massima che dobbiamo sempre tenere a mente. Come vedete, la prosa nei dialoghi è molto semplice, oserei dire quasi piatta. Però i dialoghi si alternano a una prosa descrittiva che ha quasi dei tratti lirici, degli intermezzi in cui il narratore ci descrive il paesaggio. Vediamo se riesco a ritrovarle così da potervi fare un esempio. Ecco qua, qui siamo al capitolo 33, credo della seconda parte, comunque sì, non è importante sapere dove siamo. E qui viene descritto il paesaggio alla fine dell'estate. Nell'aria aleggiava ancora il gelo della notte. L'erba e le foglie luccicavano di rugiada. L'estate era agli sgoccioli, non c'erano dubbi. Di lì a poco le betulle si sarebbero tinte di giallo, per poi perdere la loro chioma. Il tempo delle foglie verdi era finito e come sempre mi sentii prendere dalla malinconia. Ben presto l'inverno avrebbe coperto tutto con il suo silenzio. I fusti anneriti avrebbero chinato il capo verso terra, mentre il vento scuoteva via i loro duri semi. Gli steli frucianti sarebbero rimasti schiacciati come lettere dell'alfabeto sotto il foglio bianco della neve, restando nascosti fino a primavera. Qui c'è una descrizione dell'autunno. Di notte lassù nel cosmo l'atmosfera si apriva di un corridoio lucente e il cielo dell'universo si riversava sui pascoli. All'inizio dell'autunno era solo un lieve pendio che via via precipitava in una distesa sempre più ripida, un baratro che piombava in una candida tenebra. In tutti gli esseri viventi si percepiva una sorta di urgenza, un anelito a essere altrove. Cioè, sentite che lirismo. Ecco, poi una cosa che ho notato, in soli due punti del testo c'è un cambio dell'io narrante. Questo è uno stratagemma narrativo veramente notevole. Per quasi tutto il romanzo Yussi è l'io narrante, però ci sono due punti in cui non è lui ma è il pastore. In questi due punti vuole sottolineare che in quel momento noi non sappiamo che cosa sta facendo Yussi. Ho trovato veramente notevole questo stratagemma perché, essendo di fondo, come vi ho detto, un giallo, noi non sappiamo se a quel punto Yussi può essere un potenziale assassino. Il romanzo è veramente ricchissimo, sicuramente un testo molto originale, a tratti è violento, a tratti estremamente malinconico e triste, quindi, e diciamo che la malinconia è tema di questo, ce n'è per tutti i mesi, perché come abbiamo visto è un po' la stessa malinconia cantata da Grieg nel pezzo che vi ho fatto sentire prima. Vi consiglio assolutamente questo romanzo, che generalmente non amo il genere giallo, lo sapete, però questo è un po' particolare, è un giallo non convenzionale che induce a riflettere su molti temi, e forse la malinconia di fondo che lo pervade è un po' dovuta anche a questo io narrante Yussi, che è un orfano, appartiene alla minoranza lappone, ma è in sostanza un escluso, e come tutti i grandi romanzi nordici anche questo vi trasmette delle grandi emozioni. Lo stesso titolo che ho letto essere considerato da alcuni un titolo poco riuscito, io trovo che anche il titolo invece sia perfettamente calzante, perché
Sì, è fuorviante, però bisogna leggerlo in chiave metaforica. Cucinare un orso è un po' una metafora che va sciolta, perché quando tutti nel villaggio credono che sia stato un orso a commettere quegli omicidi, solo perché le autorità, comunque delle persone superficiali, avevano detto ciò, significa seguire strada più facile, quella delle apparenze, e soprattutto non usare quel senso critico che ci invita invece ad usare l'autore, seguire l'opinione comune senza vagliarla. È un titolo che in sé, per chi ha letto il romanzo, quindi a posteriori, è un po' un monito a non fidarsi delle apparenze. Io vi consiglio assolutamente questa lettura. Scrivetemi magari sotto se qualcuno di voi l'ha già letto, se conoscete altri romanzi di questo scrittore che magari mi volete consigliare. Ora torniamo di là con gli altri preferiti. Eccomi tornata di qua, ragazzi. Allora, come sempre qui sotto vi metterò il link al disco. Quando l'ho preso io su Amazon c'era ancora qualche copia, visto che costa veramente pochissimo, perché questi vinili sono svenduti a 6,90 euro. Se possedete un giradischi assolutamente non fatevelo scappare. Ovviamente anche il libro di Iperborea lo trovate nell'info box. Passiamo ora ai preferiti più frivoli. Piccola parentesi, è da un po' che non vi parlo dei film preferiti, non perché io non ne stia guardando, ma è proprio l'opposto. Con Guido ne stiamo guardando talmente tanti, cioè più o meno ogni sera vediamo un film. Solitamente sono film d'autore, film vecchi, perché ci piacciono vecchi film, anche i film muti. E abbiamo scoperto da circa un anno e mezzo, probabilmente è la scoperta dell'acqua calda perché ci sarà stato da un sacco di anni, però noi non lo sapevamo. Qui a Milano il servizio bibliotecario prevede anche il prestito di film. Voi potete prenotare credo fino a 5 DVD, quindi noi siamo in due tessere, immaginate quanti ne prendiamo. Le potete tenere una settimana, 10 giorni al massimo. Un po' come il vecchio Blockbuster, soltanto che è gratuito. Se siete di Milano, comunque anche in altre città, magari provate a informarvi presso la biblioteca. A Milano funziona benissimo, in questo modo stiamo risparmiando parecchio, perché ne noleggiamo molti, poi quelli che ci piacciono e che vale la pena insomma avere e rivedere ce li compriamo. E quindi magari in futuro potrei fare un video dedicato, sempre che a qualcuno di voi interessi, in cui magari vi parlo dei i film più belli che ho visto nell'ultimo periodo. Non lo inserisco più qua perché sennò il video diventerebbe eterno. Abbiamo provato a fare l'abbonamento a Netflix, siamo stati abbonati 2 mesi, però poi l'abbiamo disdetto perché né a me né a Guido piacciono tanto le serie TV. Abbiamo iniziato a vederne alcune, però poi le abbiamo abbandonate. Una delle poche che mi è piaciuta e che ho visto fino alla fine è stata La Regina degli Scacchi. E quella la devo a Melania Costantino. È stata lei a consigliarla in un suo video. Sarà forse un mio limite, però riesco a appassionarmi a un qualcosa che magari non è girato come si deve, oppure gli attori sono scadenti. Se adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, anzi probabilmente sbaglio io, preferisco piuttosto leggermi un romanzo, non stare così tanto tempo davanti alla TV. Però non me ne vogliate, chi di voi ama le serie sicuramente avrà le sue ragioni, poi ognuno ha i propri parametri, quello che piace a me può anche non piacere agli altri, viceversa, è normale, io non giudico assolutamente chi guarda le serie. Passiamo ora alle cose più frivole e qui cercherò di andare un po' più spedita. Allora, profumo preferito del mese è stato questo di Erbolario che vi ho già mostrato tante volte, gelsomino indiano. L'odore del gelsomino è veramente molto delicato perché si sente moltissimo anche la nota di vaniglia. A me piacciono i profumi fiorati ma con una nota predominante dolce. Mi piace metterlo nelle stagioni intermedie, per esempio d'estate invece preferisco altri profumi, non so, come quello fiori di ciliegio. Comunque a maggio ho usato praticamente sempre questo. Avevo anche la crema corpo, però l'ho finita poco male perché ho ordinato una delle mie creme corpo preferite. Questa l'ho scoperta l'ultima volta che sono stata negli Stati Uniti. Ricordo che avevo fatto a suo tempo il video dei preferiti da Chicago. Se andate indietro probabilmente lo trovate ancora, perché i preferiti del mese sono tutti online. In quel video vi mostravo i prodotti di Soap & Glory
che è una delle mie marche preferite, però purtroppo qui in Italia non si trova. È un burro corp che si chiama The Writer's Butter. Io l'ho ordinato su un sito spagnolo, adesso non mi ricordo il nome perché ho fatto l'ordine tipo un mese e mezzo fa e non avevo mai ordinato da questo sito, però quando ho visto che avevano i prodotti di Soap & Glory ho detto ok, devo fare un ordine e ho fatto scorta di questo, ce ne ho comprati due, poi ho comprato le creme mani e i bagno doccia perché sono veramente dei prodotti eccezionali. Questo c'è scritto che è made in UK ma che viene distribuito negli Stati Uniti da Soap & Glory, infatti dice che il brand è di New York. Guardate anche il packaging che è carino con tutte queste scritte. Poi sono sempre molto ironiche. È in una confezione da 300 ml. E ragazzi, questo ha un profumo che è indescrivibile perché ha qualche cosa di fiorato, ma anche qui molto dolce. È un profumo che una volta che lo odorate, ve lo ricordate per sempre. Appena ho aperto questa crema, mi è tornato alla mente proprio quel viaggio. È il profumo che mi ricorda quella vacanza a New York, a Chicago. La consistenza è veramente burrosa, cioè è un burro a tutti gli effetti. Mi piace. Piacciono tantissimo le loro formulazioni perché nonostante sia un burro corpo e si assorbe perfettamente, non vi lascia appiccicosi e poi sentite la pelle morbidissima. È una delle poche creme corpo che vi potrei consigliare ad occhi chiusi. Considerate che io su questo sito spagnolo l'avevo presa nel periodo in cui facevano un po' le svendite e l'avevo pagata questa qui da 300 ml sui 10 euro. Su Amazon mi sembra che costi di più, però non si sa mai, la cercherò, ve la metterò qui sotto, poi valutate voi. Mi è venuto in mente in questo momento il nome del sito spagnolo, si chiama Belletica, adesso l'avrò pronunciato sicuramente male, non è per sponsorizzarlo, però effettivamente aveva dei prezzi molto buoni e dalla Spagna ci ha messo veramente poco ad arrivare, una settimana, massimo 10 giorni, e aveva tutta la gamma Soap & Glory, quindi wow. Sempre rimanendo in tema creme, un'altra scoperta del periodo è stata questa crema di Aven. È una crema nutriente rivitalizzante, anche questa la trovate in farmacia o comunque nelle farmacie online, e questa è una delle migliori creme viso che ho provato nell'ultimo periodo. È una crema super idratante, ha una consistenza molto densa, vedete, è in odore, e questo è il pregio dei prodotti di Aven. Io almeno sul viso preferisco che i prodotti siano in odore, e questa va benissimo per le pelli molto secche. Io la metto su tutto il viso la sera, soprattutto sul naso perché ho preso un pochino di sole quei pochi giorni che sono stata al mare, tutto il naso screpolato. Questa crema mi sta aiutando molto. Ha anche un packaging che si presta a essere trasportato senza troppi problemi perché sembra in vetro ma in realtà è una plastica. All'interno ci sono 50 ml di prodotto. Mi sono resa conto che sui prodotti viso vale la pena investire su prodotti di qualità e non sulle creme del supermercato, perché a lungo andare secondo me la pelle ne risente. I prodotti Aven per me sono il top, infatti ogni volta che torno in Francia ne faccio scorta perché là ovviamente costano molto meno. Poi per quanto riguarda i capelli non ho novità, uso sempre il mio Bio Poi, dovrei alternarlo con altri shampoo perché in questo momento i miei capelli sono un pochino secchi. Farà anche l'esposizione al sole. Come bagnoschiuma uno dei miei preferiti è questo della marca Tesori d'Oriente. Sì, questo lo vedete sigillato, però ne ho appena finito uno uguale, quindi vi posso dire che è buonissimo. La profumazione è rosa nera e labdano. Se vi piacciono le profumazioni floreali ma un pochino dolci, questo è favoloso. Quando lo metto nella vasca mi sembra quasi di essere in una spa. Ultimamente non sto più comprando tanto da Bottega Verde, prima o poi rifarò un ordine da loro, però mi rendo conto che ci sono delle valide alternative a prezzi più economici, cioè io preferisco spendere solo 2 euro per un bagno schiuma e spenderne magari 35 per una crema. Mi gestisco un po' in questo modo. Come prodotti cosmetici, allora, sulle labbra oggi indosso questo, una tinta labbra di Maybelline che vi ho mostrato tante volte, infatti sono sempre i soliti prodotti che indosso io. Questa è la numero 15 Lover ed è una delle mie due tinte preferite. Poi sempre di Maybelline ce n'è un'altra un pochino più chiara, più rosata, però secondo me questo nude magenta è un colore che si abbina un po' a tutti i look. Queste tinte hanno una resistenza pazzesca, voi la mettete la mattina, mangiate anche più volte nella giornata, vi lavate i denti e
la sera qualcosa di questa tinta l'avete ancora e dovete struccarvela. Per quanto riguarda gli smalti, il preferito del mese di maggio è stato questo. Uno smalto di Collistar, ce l'ho da un sacco di tempo, ma l'ho riscoperto proprio questo mese. Mi piaceva l'idea di avere sui piedi uno smalto che fosse aranciato, però non troppo. Questo è il 523 ocra positano, è un bellissimo color ocra. Poi gli smalti di Collistar sono ottimi. Io di questo faccio due passate per far sì che sia bello coprente, però ne ho altri di colori più scuri per i quali basta una sola passata. Una decina di giorni sulle unghie dei piedi mi dura e mi stupisco del fatto che non si sia assolutamente seccato, perché l'avrò da almeno 5 anni, non scherzo. Borsa preferita del mese è questa, non so se ve l'ho mai mostrata perché io non ho tantissime borse di Guess, però di questa linea stile un po' vintage, che era uscita credo 3 anni fa, ne avevo comprate due. Mi piacciono tantissimo le borse in stoffa, qui ha il logo con le 4G e ha questo tag in metallo che pesa tantissimo, però volendo lo potete togliere, vedete che c'è il moschettone. Sì, questa borsa ha fatto la guerra perché la vedete un pochino sformata, ho messo dentro di tutto. L'ho usata tantissimo, mi piace perché nonostante sia blu, questa trama sotto che sì, ha tutti i loghi, però non è un logo troppo invasivo perché ci sono queste 4G tutte intrecciate che così a colpo d'occhio le fanno sembrare magari, non so, delle ancore oppure delle semplici greche, quindi non è una borsa che dice guarda sono firmata, c'è un logo ma è un logo discreto. È in stoffa con queste rifiniture in simil pelle, tutte blu. Poi mi piace moltissimo anche questo contrasto con queste righe bianche e blu. Nonostante il blu sia il colore predominante di questa borsa, è comunque molto abbinabile. Poi io adoro le borse a spalla, trovo che siano le più comode in assoluto. In questa ci stanno tranquillamente gli A4. Adesso l'ho svuotata, però ho lasciato dentro dei guanti perché se io sono freddolosa metto i guanti fino a giugno. Una mascherina, è divisa all'interno in due grossi scomparti, qui c'è una zip, dall'altra parte ci sono tutte queste taschine aperte, molto comode. Al centro c'è quest'altra tasca chiusa da zip, quindi super sicura, in cui io di solito metto il portafoglio, le chiavi di casa, perché poi la borsa si chiude con questa calamita. Vedete? È della linea Guess, quella aspirazione vintage, che probabilmente troverete ancora magari nella sezione outlet. Io le borse di Guess in generale non le amo, ve lo devo dire in tutta sincerità, perché trovo che il rapporto qualità-prezzo sia sproporzionato, nel senso che le vendono a dei prezzi quasi di borse in pelle, quando invece sono in plastica e sì, sono rifinite abbastanza bene, però a me in generale non durano moltissimo. Però questa linea tessuto e simil pelle mi è piaciuta molto, l'avevo acquistata ovviamente con i saldi perché sennò non sarei io, però non nego che comunque questa borsa l'ho usata molto, è molto capiente, ci stanno parecchi A4. Aspettate che c'è Umino, eccolo. Umer voleva salutarvi, saluta amore. E vi dicevo che nonostante sia blu, io l'abbino tranquillamente con le ballerine anche nere. Accessori preferiti è stato questo bracciale di Pandora, che mi piace abbinare così. È bellissimo perché ha queste due foglioline autunnali, all'interno ci sono anche tutte le pietrine zirconia cubica. Lo trovo bellissimo abbinato a questo orologio. Questo è un orologio che mi ha regalato Guido, è vintage, credo sia anni 60, rimesso ovviamente a nuovo. Mi piace portare questo bracciale molto semplice con un solo charm e credo che questo lo lascerò sempre così. Gli ho messo soltanto questo charm della collezione di Cenerentola, che da questa parte ha la zucca e da quest'altra ha l'orologio che segna la mezzanotte. Mi piace un po' questo effetto semplice, pulito, e trovo che nell'insieme sia elegantissimo. Cibo preferito? Allora, ho fatto questa scoperta però che risale a Pasqua. Essendo tornata da Tiger di recente e avendoli trovati ancora in vendita, vi volevo segnalare. Si tratta di questi biscottini, che sono di due tipi, ci sono questi semplici
e questi ricoperti di cioccolato, belli semplici, hanno un vago sapore di cannella, ricordano molto quelli che Tiger propone per Natale, mentre quegli altri, adesso ve li mostro da qua, hanno sempre la stessa base di biscotto cannelloso ricoperta di cioccolato, che non è fondente, però non è neanche uno di quei cioccolati al latte molto dolci. Io, sapete, non amo tanto il cioccolato al latte, però questi mi piacciono, sono veramente buonissimi, e poi hanno tutta questa granellina sopra. E niente ragazzi, io vi ho mostrato tutto, spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Ringrazio quelli di voi che mi hanno anche ascoltato a parlare di letteratura e di musica. Mi raccomando, andate a trovare anche Tania. Io vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo video.